capitalismo. Le stelle di Azus, le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, la settimana che va dal 1 al 7 aprile, quindi ci addentriamo in questo che è il quarto mese dell'anno di questo 2019, con un cambiamento anche molto importante, perché il 1 aprile, e non è un pesce d'aprile, Marte sarà nel segno dei Gemelli. Allora, iniziamo subito dal primo segno dello zodiaco, il segno dell'Ariete. Per voi questa sarà una settimana davvero molto interessante, con un lunedì molto intenso per quanto riguarda il lavoro, ma non solo. Marte nel segno dei Gemelli finalmente vi dà una bella energia, una bella carica, riuscirete ad affrontare meglio le problematiche quotidiane, giornaliere, e soprattutto nei confronti delle persone che vi circondano sarete molto più efficaci, ecco, nelle cose che direte, nelle cose che farete. Attenzione, perché c'è una bellissima luna nuova che si forma proprio nel vostro segno nella giornata di venerdì 5, una luna che apre in pratica il vostro nuovo anno astrologico e, come già abbiamo ricordato tante volte, sarà un anno pieno di soddisfazioni. Questa è una luna ideale per chi deve iniziare qualcosa. Per quanto riguarda l'amore, torna un po' di passionalità, ma Venere nel segno dei Pesci, soprattutto nelle giornate di martedì e di mercoledì, rischia di farvi venire qualche dubbio di troppo nei confronti magari di una storia appena iniziata, oppure qualche nostalgia del passato. Andiamo al segno del Toro. Beh, per voi amici del Toro non c'è più adesso questa presenza un po' ingombrante anche di Marte nel vostro segno, che ha portato sì tanta vitalità, tanta grinta, tanto coraggio e molta energia, però insomma che vi ha messo anche a dura prova, perché avete dovuto affrontare delle battaglie, avete dovuto affrontare anche dei nemici che si sono palesati anche all'ultimo momento. Adesso ottenere dei risultati sul lavoro sarà molto più agevole, molto più semplice, soprattutto nelle giornate di martedì e di mercoledì, con una luna fantastica, ideale per prendere degli accordi professionali, lavorativi. Molto interessante anche la luna del weekend, del fine settimana. È una luna che pone l'accento soprattutto sull'amore. L'amore che riprende vigore, riprende intensità grazie a questa Venere bellissima nell'amico segno dei Pesci. È una Venere romantica, è una Venere anche idealista. Quindi le nuove storie partono con tanti progetti e nelle storie già consolidate di vecchia data ritorna anche un ottimo feeling, soprattutto nel corso del fine settimana, nel weekend. Marte nel segno dei Gemelli vi chiede di prestare molta attenzione alle spese. Andiamo proprio ai Gemelli. Cari amici dei Gemelli, Marte nel vostro segno, proprio dal primo di aprile, no? Entra il 31, è entrato il 31, ma insomma, voglio dire, il primo aprile sarà il primo giorno intero proprio con Marte nel vostro segno, che è il pianeta dell'energia, della vitalità, della passione anche, no? Quindi eventuali problemi di coppia che sono portati da questa Venere nel segno dei Pesci possono essere superati proprio attraverso l'erotismo, la passionalità. Ottime notizie per i single che sono alla ricerca magari di un'avventura. La giornata di lunedì è molto bella sotto questo punto di vista, ma anche le giornate di giovedì e di venerdì, con una luna fantastica nel segno dell'Ariete che vi permette di fare nuove conoscenze. Certo, Marte porta anche degli imprevisti, quindi dovrete essere bravi, soprattutto sul lavoro, a gestire con attenzione problemi dell'ultimo momento. Le giornate migliori per quanto mi riguarda, proprio quelle di giovedì e di venerdì, la luna nuova nel segno dell'Ariete porta anche delle novità che riguardano i rapporti sociali, le nuove amicizie. E andiamo al segno del Cancro. Per voi amici del Cancro, beh, devo dire che la situazione comincia ad essere
molto più appagante, soprattutto per i sentimenti. Sappiamo quanto per voi sia importante l'amore, un ottimo feeling con il vostro partner. E devo dire che la luna nelle giornate di martedì e di mercoledì porta delle novità incredibili. Sotto questo punto di vista, una luna che proprio martedì sarà vicina a Venere nel segno dei pesci, grande romanticismo, si respira un'atmosfera molto più coinvolgente nel rapporto di coppia, voi siete anche molto più felici, più propositivi nei confronti del partner e anche delle nuove storie, perché eravate anche quasi restii, no, a lasciarvi andare ad un nuovo sentimento. Forse nelle ultime settimane avete preferito la parte sensuale, passionale a quella romantica, quindi andavano bene le avventure passionali, ma avevate qualche remora ad impegnarvi magari a lunga scadenza. Invece con questa Venere le cose cambieranno decisamente, grazie anche a questa luna molto bella martedì e mercoledì, e devo dire anche nel corso del fine settimana. Occhio alla luna nuova che si forma nel segno dell'Ariete, è una luna che parla di obiettivi, di lavoro, ci possono essere delle proposte molto interessanti che però vanno valutate attentamente, perché la congiunzione Mercurio-Nettuno nel segno dei Pesci ogni tanto vi fa essere troppo superficiali magari nel giudicare le situazioni. Andiamo al Leone. Amici del Leone, devo dire che Marte nel segno dei Gemelli per voi è una bella ventata di energia, di grinta, di vitalità. Già questo sole meraviglioso nel segno dell'Ariete ha cambiato un pochettino le carte in tavola. Vi siete liberati anche dell'opposizione di Venere ormai da qualche giorno, significa che le cose iniziano ad andare nella maniera corretta. Ecco, alcuni rapporti sentimentali iniziano a darvi quello di cui avete veramente bisogno, così come i rapporti lavorativi, professionali. Il sole meraviglioso nel segno dell'Ariete, che verrà raggiunto dalla luna formando il novilunio proprio in quel segno dello zodiaco, parla di nuove occasioni di lavoro, sia per chi attende magari una proposta da lavoro dipendente, ma anche e soprattutto per i liberi professionisti, nuove occasioni di guadagno per quanto vi riguarda sotto quella luna meravigliosa. Ottimi anche i viaggi, gli spostamenti, i trasferimenti proprio in quelle giornate, ovvero nelle giornate di giovedì e di venerdì. Attenzione alla luna del weekend, è una luna stancante, quindi per il fine settimana organizzate qualcosa di riposante, qualcosa che vi permetta anche di avere più tempo libero a vostra disposizione e di organizzare al meglio proprio quelle che sono le vostre attività. Andiamo al segno della Vergine. Per voi amici della Vergine, devo dire che questo Marte che si sposta in Gemelli non è una grande notizia, sentirete forte la pressione soprattutto sul lavoro, amici della Vergine. Qui bisogna prendere anche delle decisioni molto importanti, ecco perché insomma sarete chiamati in qualche modo anche da Giove nel segno del Sagittario ad agire, e ad agire in fretta. Però siccome non siete particolarmente lucidi in questo momento, il consiglio è quello di farvi aiutare da persone molto più esperte di voi. Andateci con i piedi di piombo qualsiasi cosa abbiate deciso di fare. Anche in amore iniziano ad esserci delle forti tensioni anche nei rapporti di coppia consolidati. Ecco che allora il consiglio delle stelle per tutto il corso della settimana è quello di usare dei toni pacati quando vi capiterà di discutere con il vostro partner. Il weekend vi permetterà di trovare una maggiore armonia. Attenzione anche alle spese che sono in crescita. Ricordo che se volete approfondire il discorso riguardo al vostro tema natale, potete chiamarmi ogni giovedì tra le 11.30 e le 14 al numero in sovraimpressione, potete chiamare anche ora e prenotarvi per giovedì. Andiamo al segno della Bilancia. Cari amici bilancini, Giove nel segno del Sagittario e questo Marte nel segno dei Gemelli sono due appoggi molto importanti. Perché facciamo riferimento a questi due pianeti? Perché sono gli unici veramente positivi in questo momento. Gli altri sono tutti in una posizione, diciamo, un po' di attesa, se non proprio ostile, come ad esempio Saturno e il Sole nel segno dell'Ariete. Allora, Marte è la grande vitalità, Giove è la fortuna. Significa che attraverso anche delle azioni coraggiose, prendendo delle iniziative, voi potete ottenere dei grandi risultati, ad esempio sul lavoro, nelle giornate di martedì e di mercoledì. I sentimenti saranno molto intensi ed appaganti nella giornata di lunedì, mentre le giornate di giovedì e di venerdì possono presentare qualche
piccolo problema, avrete una luna nuova opposta nel segno dell'Ariete. Va benissimo una nuova collaborazione che nasce sotto questa luna, ma nelle vecchie intese, nelle vecchie collaborazioni e anche nei rapporti sentimentali può scricchiolare qualcosa, però voi avete proprio l'energia, la grinta giusta per superare qualsiasi tipo di problema. Il weekend, il fine settimana, va dedicato a chiarire proprio eventuali malintesi che si sono venuti a creare in un rapporto a due. Andiamo al segno dello Scorpione, vi liberate dell'opposizione di Marte, amici dello Scorpione, e questo vi permette di ritrovare vitalità, gioia di vivere. Una luna spettacolare nel segno dei Pesci, nella giornata di martedì e di mercoledì, parla d'amore, di nuovi sentimenti, di incontri, di colpi di fulmine, ma anche nelle coppie di vecchia data si respira davvero un'atmosfera coinvolgente, emozionante. Molto bene questa parte di primavera proprio per quanto riguarda i sentimenti. Marte in Gemelli parla anche di una rinnovata passionalità. Benissimo anche il lavoro. Nelle giornate proprio di martedì e di mercoledì ci possono essere tante occasioni per voi, però siccome Mercurio nei Pesci è molto vicino a Nettuno, e questo vuol dire fantasia, creatività, capacità di guardare oltre, però vi chiede anche di essere molto accorti in tutte le mosse che farete, perché ogni tanto prendete le situazioni un po' sotto gamba, ecco, magari pensando di avere la forza, l'energia, la capacità di superare qualsiasi ostacolo. Invece, soprattutto per quanto riguarda le questioni legali e burocratiche, sarebbe meglio approfondire. Fine settimana da dedicare al partner completamente. Andiamo al segno del Sagittario. Per voi amici del Sagittario c'è questa luna nuova meravigliosa nell'amico segno dell'Ariete, è una luna che parla di fortuna. Ecco, quelle due giornate, giovedì e venerdì, saranno veramente giornate fortunate in cui tutto ciò che farete sarà un successo, d'accordo? Le cose che invece vanno un po' in difficoltà sono quelle che riguardano il rapporto di coppia, l'amore in generale. Quindi per i single, con questo Marte opposto e questa Venere in quadratura, sarà molto più difficile trovare la persona giusta, organizzare un appuntamento, un incontro. Nelle storie di vecchia data, quindi nel matrimonio, nelle lunghe convivenze, questo Marte semina un po' di zizzania. Quindi è possibile che ci siano delle piccole crisi all'interno della coppia, soprattutto nelle giornate di martedì e di mercoledì, quando voi avrete un diavolo per capello perché sarete particolarmente nervosi. Il weekend si preannuncia un po' banale, però insomma, ecco, nella routine potete forse trovare il tempo proprio per occuparvi di questioni che riguardano magari la casa e la famiglia e che avete sempre rimandato. Andiamo al segno del Capricorno. Beh, per voi amici del Capricorno questa Venere nel segno dei Pesci è un'ottima cosa. Perché? Perché vi rende più affascinanti, più affabili, anche più simpatici. Quindi trovate sempre le parole giuste per trovare un accordo, per superare una prova, un esame, un colloquio di lavoro, e ci sono davvero tante chance per chi è alla ricerca di una nuova opportunità, soprattutto nelle giornate di martedì e di mercoledì. Poi attenzione invece, giovedì e venerdì sono giornate piuttosto tese, la famiglia in primo piano, ci sono delle novità che possono riguardare per esempio una casa, per chi è alla ricerca di un alloggio, per chi magari cerca una casa in affitto, per chi deve comprare o vendere un immobile. In quelle giornate ci possono essere delle sorprese. Bellissimo il weekend, il fine settimana, da un punto di vista sentimentale. Attenzione a questo Marte nel segno dei Gemelli, perché può portare degli imprevisti proprio in tutte quelle situazioni che possono sembrarvi invece scontate, come magari il lavoro quotidiano, il lavoro di tutti i giorni. Ci può essere qualche intoppo, ci può essere qualche cosa che non funziona a dovere. Weekend comunque davvero molto bello. Andiamo all'Acquario. Beh, questo Marte è un Marte favoloso. Finalmente vi liberate della sua aggressività. Marte nel segno dei Gemelli diventa molto più docile per quanto vi riguarda, anzi vi rende anche molto più intraprendenti e soprattutto fiduciosi nei vostri mezzi, nelle vostre capacità, nelle vostre qualità. E noterete anche da parte delle persone che vi circondano una maggiore predisposizione a collaborare con voi, ad interagire con voi, grazie anche a questo Giove molto bello nel segno del Sagittario. Ottima luna proprio lunedì
nel vostro segno, in bellissimo aspetto proprio con questo Marte. Quindi è in quella giornata che voi, se dovete prendere una decisione, sarebbe il caso proprio di agire. La settimana sarà tutta molto interessante per il lavoro, per i rapporti sentimentali. Questa Venere nel segno dei Pesci magari rende il rapporto di coppia un po' più statico, ma sicuramente più solido. Marte favorisce invece le avventure per i single. Attenzione al weekend, il fine settimana vi vedrà stanchi e stressati, forse da una settimana che però vi ha regalato tanto. Voi spenderete tante energie nel corso della settimana e nel weekend avrete bisogno di tirare un po' il fiato e di riposarvi. Chiudiamo con il segno dei Pesci. Attenzione alla quadratura di Marte dal segno dei Gemelli. È una quadratura che ha a che fare anche con i vostri movimenti. Dovete essere molto più prudenti in tutto ciò che farete, quando fate sport, quando siete alla guida della vostra automobile. Massima prudenza, mi raccomando. È un Marte che può seminare anche un po' di zizzania nei rapporti di coppia, che sono però protetti da questa Venere bellissima nel vostro segno. Questo significa che sono tutte crisi superabili. Alla fine riuscirete sempre a trovare un'intesa con la persona che amate. Molto bella la Luna martedì e mercoledì nel vostro segno, proprio per un nuovo incontro, perché questo Marte può favorire anche le passioni, quelle a cui voi non sapete resistere e che possono essere anche un po' pericolose. E poi la Luna nuova nel segno dell'Ariete invece nella giornata di venerdì promette interessanti novità che riguardano il vostro patrimonio, i soldi, i guadagni. Molto bella la Luna del weekend, del fine settimana, per una scampagnata, per fare vita all'aria aperta, per un breve spostamento. È comunque una settimana molto positiva, ma attenzione solo a lunedì, quando rischiate di fare un po' di confusione con le carte, con i documenti, d'accordo? E con il segno dei Pesci chiudiamo questo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ringrazio tutti quelli che ci seguono su YouTube, su Facebook, in televisione, alla radio. Se volete parlare direttamente con me per discutere del vostro tema natale, chiamate il numero in sovraimpressione e prenotatevi per il giovedì tra le 11.30 e le 14. A me non rimane che ringraziarvi e augurarvi buona fortuna. Le stelle di Azus, le stelle di Azus.